Ciao ragazzi, bentornati. Oggi siamo con la guida per gli intermedi. Scusate se la faccio uscire dopo molto tempo, però sono stato impegnato nelle scorse settimane. Ho avuto anche il tornio, diciamo, in mezzo e di conseguenza, ho avuto da che fare, diciamo così. Ho dato priorità al tornio. In questa guida, ovviamente, cosa andremo a vedere principalmente? Quale tipo di personaggio selezionare? Cosa intendo? Cioè, delle classi, ovviamente. Leg breaking lo approfondiremo dopo i piccoli accenni che vi ho dato nella guida per principianti. Lo speed ghosting, spero che voi sappiate cos'è questa tecnica, nel caso non vi preoccupate, sono qui apposta. I tipi di fire, andremo a vedere però quelli che si possono ottenere attraverso i turbo pad e non quelli solo con le derapate. E la conoscenza dei tracciati, o meglio, le scorciatoie. Detto questo, iniziamo. Cioè, prima facciamo meglio è anche perché non avrebbe senso perdere tempo. Cosa intendo per quale personaggio selezionare? Allora, ovviamente ci sono tre tipi di classi: principiante, intermedio e avanzato. Come dice la parola, giustamente, sono tipi di personaggi che si dovrebbero adattare alla skill che voi avete, ok? Precisamente, se siete persone che hanno appena iniziato a giocare, se siete principianti, intermedi, se insomma, bazzicate un po' il gioco, allora già vi iniziate a capirci qualche cosa. E avanzate se siete proprio esperti del gioco, veterani tipo me. Io vi dico che in realtà le classi non vogliono dire niente perché, allora, a prescindere se sei un principiante o meno, la classe principiante la dovreste evitare. Perché, sebbene abbiano 7 di sterzata, ed è tantissimo perché aiuta le persone che non sanno guidare bene a mantenere comunque una buona traiettoria. In realtà, se inizi a prendere dimestichezza con le derapate, ti renderai conto da solo che mantenere una buona traiettoria, o un buon cornering, come si sa dire nel gergo, ossia mantenere diciamo il kart in modo centrale, non troppo a lato mentre stai derapando. Insomma, con i personaggi principianti ti risulterà molto difficile. Perché? Perché avendo una sterzata da 7, girano fin troppo bene e tenderai a andare a sbattere contro i muri, cosa che tu non vuoi essenzialmente. Senza tralasciare il fatto che hanno 3 di velocità e 4 di accelerazione, che li rende personaggi più lenti del gioco, a prescindere. Se tu selezioni anche un personaggio che ha 4 di velocità, come, che ne so, Coco, Engine, comunque sei più lento. A prescindere, io ve li sconsiglio perché veramente è un consiglio di cuore. Perché anche online vedo molte persone usare questi personaggi. Se, a meno che non sia un veterano e sai quello che fai, comunque ti risulterà difficile a prescindere. Cioè, te lo dico subito: anche se sei un veterano, comunque avrai problemi. Più che altro perché se gli altri sono bravi, non dico tanto quanto te, ma almeno sanno come si gioca. Se hanno un personaggio tipo veterano, cioè avanzato, che ha 7 velocità, tu le chance di recuperare sicuramente non ne avrai. Specialmente se, che ne so, ti prendono con un oggetto e quindi devi recuperare. Là proprio ti puoi scordare di vincere la gara, bene o male. Il mio consiglio è evitate la classe principiante a qualsiasi costo. Perché veramente derapare o sterzare in questo gioco è molto più reattivo rispetto al vecchio CTR. Perché i personaggi avanzati erano molto più pesanti, quindi quando giravi si sentiva la pesantezza. Adesso no, perché girano anche fin troppo bene, cioè sembrano quasi personaggi che hanno tipo 5 di sterzata come Crash, cioè quelli equilibrati, insomma. Senza togliere che pure questi sono personaggi che dovresti evitare, perché le statistiche dicono 5-5-5, ma da quel che ho capito in realtà no, cioè, no, assolutamente non rispecchiano quello che dovrebbero essere. Quindi evitate anche personaggi che hanno statistiche equilibrate. Quelli che dovreste andare su sono quelli che hanno 4-7-3 o 7-3-2. Fine. Meglio ancora se selezionate quelli avanzati. Per una questione che hanno la velocità massima elevata di tutti quanti, di tutto il resto, ok? Detto ciò, fatemi una vostra idea. Il mio consiglio è, anche se non siete bravi e non vi sentite ancora preparati, comunque dovete prendere dimestichezza. Provate a usare personaggi di tipo avanzato. Se proprio proprio non riuscite, allora usate personaggi di tipo intermedio con 7 d'accelerazione. Non prestate attenzione alla sterzata, ripeto, non rispecchia assolutamente quello che succede in game.
direi di passare invece al prossimo punto, che è quello dell'air breathing, e lo unisco insieme ai tipi di fire. Per questo useremo un personaggio ovviamente tipo avanzato e andremo su laboratorio engine, perché secondo me c'è la pista perfetta per spiegare queste cose. Allora, ho messo il tachimetro per un semplice fatto che voglio mostrarvi le velocità che voi riuscite a raggiungere con i diversi tipi di fire. Ok, di base la velocità massima che ottieni dal kart guidando semplicemente avanti è questa. Ok, media, cioè tachimetro bene o male sulla zona gialla, quasi arancione. Ora torno un pochino indietro, più che altro perché voglio guadagnare un po' di derapate. Ok, partiamo da qua. Ovviamente facciamo qualche derapata al massimo. Come potete vedere, al massimo delle derapate raggiungo quasi l'ultima stecchetta, cioè l'ultimo quadratino, non so come chiamarlo, del tachimetro. Questo perché comunque siamo personaggi tipo avanzato e quindi la velocità massima è superiore rispetto agli altri, anche quando derapiamo al massimo. Ok, perfetto. Ora, quello che abbiamo raggiunto adesso si chiama Sacred Fire ed è il secondo tipo di velocità massima che voi potete raggiungere, ok? Cioè, dopo c'è un altro fire che sarebbe il migliore possibile che si può raggiungere, delimitato solo in alcune piste, cioè non c'è in tutte le piste il Blue Fire. Questo perché il Blue Fire si ottiene attraverso il raggiungimento di questi Super Turbo Pad, ok? Questi Super Turbo Pad ti danno il Blue Fire e il Blue Fire ti fa raggiungere il massimo del tachimetro, diciamo, del tuo personaggio, ok? Quindi la massima velocità possibile. Il Blue Fire, così come il Secret Fire ovviamente, dovreste cercare di tenerlo a più possibile. Questo perché gareggiare vuol dire non solo mantenere una buona traiettoria in gara, ma anche cercare di ottenere più riserve possibili e mantenere i tipi di fire che riuscite ad ottenere. Sui tracciati dove non è possibile tenere Blue Fire, ovviamente siete costretti a mantenere il Sacred Fire, che comunque va bene, cioè a paragone ovviamente col Blue Fire sei molto più lento, però se non è possibile ottenerlo è giusto che tu debba mantenere anche quello. Non sono sicuro di volervi spiegare il cornering perché è abbastanza difficile, specialmente per gli intermedi, però voglio darvi giusto qualche accenno. Che cosa vuol dire cornering? Essenzialmente, non so se avete mai visto qualche prova a tempo sul mio canale, nel caso l'avreste fatto avete notato sicuramente che ogni volta che gareggio cerco sempre di mantenere la distanza fra il mio kart e il muro, diciamo, il più vicino possibile. Questo perché per tagliare più strada possibile e quindi diminuire il tempo. Non so se ho reso l'idea, però è una questione di traiettoria. Se voi giocate ai giochi di guida in generale, noterete che comunque sia, facciamo un esempio, Formula 1, ok? Formula 1, se voi giocate con gli aiuti, noterete che gli aiuti vi faranno fare delle traiettorie particolari, che a prima vista vi sembrano anche un po' strane se non siete abituati ai giochi di guida, ok? Perché ti fanno fare tipo le curve sugli angoli un pochino troppo strette, ti fanno anche salire sopra i cordoli a volte. Quello perché? Per tagliare più strada possibile e perdere meno tempo possibile. Lo stesso ragionamento viene applicato anche in GTR. Questo perché? Perché è una cosa assolutamente fondamentale. Se volete vincere le gare o fare buoni tempi nel caso, è necessario sprecare meno tempo possibile, ok? Per questo si dice mantenete sempre Blue Fire, mantenete sempre Secret Fire e cercate sempre di tagliare più strada possibile, di stare sempre più vicini al muro. E come si fa a fare questo? Ovviamente derapando, usando tutte le tecniche possibili, il frogging, lo speed ghosting, l'air braking. Cioè, è una questione di unire tutte le tecniche del gioco e farle vostre, va bene? Ora, non ve lo voglio spiegare nel dettaglio il cornering perché è più una, come ho già detto, una questione da esperti. Vi ho solo dato un accenno, ok? Poi dovevi spiegare anche come mantenere Blue Fire. Cioè, tutta una cosa insieme, tutta collegata. E fin qua ci siamo. Ora, che cosa intendevo io quando vi ho detto conoscenze dei tracciati / scorciatoie? Collegandoci sempre al cornering, è giusto che voi sappiate a memoria
il tracciato su cui voi andate a gareggiare. Questo perché se non sapete dove sono posizionati alcuni ostacoli, dove non sono posizionate alcune casse Wumpa, che sono importantissime, che quando gareggiate, i frutti Wumpa ti fanno aumentare la velocità massima mentre gareggi, ok? Non quando fai le prove a tempo, sto parlando di quando fai proprio le gare. Per questo dico che è importantissimo conoscere il tracciato a memoria, perché se voi conoscete il percorso su cui state gareggiando, avete già un punto a favore rispetto invece a chi non lo conosce. Faccio partire una gara, ok, contro il bot, e vi faccio vedere bene cosa intendo io con conoscenza del tracciato. Siamo su Arena di Taimi. Perché ho selezionato questa pista? Allora, sicuramente direte: vabbè, hai parlato di scorciatoie, hai messo l'unica pista dove non ci sono scorciatoie. Sì, però l'ho fatto per un motivo specifico. Le scorciatoie, se volete, le potete vedere in questo video, che sicuramente vi metterò a schermo, dove ho mostrato io tutte le scorciatoie possibili del gioco. Così, se non conoscete alcune piste per bene, non sapete alcune scorciatoie, semplicemente andate su quel video, vedete la parte che vi interessa, ci sono i minutaggi di ogni singola pista, selezionate quello che vi interessa, vedete quello che volete vedere. Così, diciamo, abbiamo chiuso il cerchio. Quello che voglio farvi capire io è la conoscenza del tracciato. Diciamo, nel perfezionare quello che voi dovete fare fin da subito, cioè nel senso, appena che sapete che inizia la gara, no? Fai la tua partenza, tu già sai cosa devi andare a fare. È una questione di memorizzazione delle proprie azioni che si poi andranno a, diciamo, a effettuare. Non semplicemente, ok, il circuito è fatto così. So che ci sono due dune davanti a me, che poi si deve girare a destra, ci sono altre due dune, poi c'è una curva U che devo saltare, se no c'è una pozza di fango. No, 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 non è solo quello. È questo, guardate cosa intendo. Io potrei saltare le dune, e invece non le salto. Faccio tre derapate al massimo e ottengo riserve, conoscenza del tracciato. So che posso fare le tre derapate, io le faccio perché se facevo due salti, non solo ottenevo meno riserve, ottenevo meno velocità, perché non ho fatto tre boost al massimo della potenza, ok? Questo vuol dire conoscenza del tracciato, sapere tutto fin dall'inizio. Poi, ovviamente, se state in gara, è normale che, essendoci gli oggetti, non potete andare a fare tutto alla perfezione, perché è impossibile. Specialmente se usano i portali, gli orologi, insomma, viene un po' tutto sfanculato, eccetera, eccetera. Per la pista nell'arena di Tiny non ci sono ostacoli, quindi di conseguenza non dovete nemmeno ricordare la posizione di alcuni ostacoli, tipo, faccio un esempio, pista cloaca, ci sono i barili, dovete sapere se i barili stanno tipo a destra, stanno a sinistra, stanno per rotolare giù, cioè, insomma. E là è più complesso, è una questione di memorizzazione. Però quello che volevo farvi capire io è una questione di essere bravi già dall'inizio in cosa si deve andare a fare. Tutto qua. Questo per me vuol dire conoscenza dei tracciati. Vuol dire scorciatoie, sapere quello che si deve fare, sapere dove sono gli ostacoli, sapere dove sono le casse Wumpa, sapere dove sono le casse per gli oggetti, insomma, eccetera, eccetera. È tutta una questione proprio. Madonna, ragazzi! Vedete i video dei world record? Quelli vi apriranno molto gli occhi perché vi faranno vedere cose che probabilmente voi non sapete, che non conoscevate. Non i glitch, perché i glitch, una volta che faccio un esempio, Fiale di Gro, io l'ho fatto il video su glitch, sono terzo al mondo per un glitch, probabilmente non l'avrei mai meritato, però siccome l'ho voluto fare, siccome comunque c'è la categoria per i freestyle, ossia tutto è permesso, ho voluto fare, sono terzo al mondo, a me mi sta bene. Però da quel video comunque ti spiega anche come si fanno certe cose, certi glitch. È tutta una questione, cioè dovete vedere, ragazzi, ampliate i vostri orizzonti, non pensate: ah, io sono bravo perché vinco, gareggio, poi dopo arriva uno forte e vi apre il deretano e giustamente poi magari vi arrabbiate pure perché pensate chissà che cacchio combiniamo. No, in realtà è che voi non avete le basi delle tecniche avanzate. Quando io vedo che c'è gente che fa Tour de Crepuscolo, ad esempio, gioco nel frattempo, quando vedo che c'è gente che fa Tour de Crepuscolo, no? Diciamo, sta la parte del Blue Fire, no? E non riesce a tenerlo.
E poi dopo ovviamente viene superato dagli altri perché è troppo più lento. E li vedo che alcuni ragequittano come per dire no, vabbè, ma io non lo sapevo, cioè non so tenere Blue Fire. È normale che poi vengono quelli che lo sanno fare e ti battono. Per quello vi sto dicendo, dovete imparare a perfezionare le vostre tecniche. Non dovete ragequittare, ormai, cioè allora i giocatori moderni tendono a incazzarsi subito, cioè appena non vedono i risultati pronti o lasciano il gioco oppure si incazzano, cioè ma che ti incazzi? Vabbè, mo sto parlando, non prestate attenzione. Perché ti incazzi? Se ti incazzi peggiori solo le cose, perché uno non impari niente, due ti rendi stupido agli occhi degli altri, perché è così che funziona, cioè CTR è un gioco di abilità, se non sei bravo prima o poi viene qualcun altro che ti apre il culo, fine, cioè, ma l'ho detto proprio perché è la verità. Ci siamo persi fin troppo in chiacchiere, direi di vedere l'ultima parte del tutorial, che sarebbe anche quella, diciamo, più facile, più o meno, ed è l'airbreaking con lo speed ghosting. Allora, perché sono su Tempio Tiger, Tiger, come volete dire, per lo speed ghosting. L'airbreaking ve lo faccio vedere nel frattempo. Allora, cos'è lo speed ghosting? Semplicemente sarebbe la forza di gravità che viene attuata sul vostro kart. È stupido come ragionamento, però diciamo è quello che rende meglio l'idea. Tradotto letteralmente significherebbe velocità fantasma, ok? Come si effettua? Semplicemente, questa è una pendenza. Andate in pendenza. Ora, andando in pendenza si dovrebbe ottenere una velocità superiore rispetto alla diciamo, la velocità massima che ottenete, semplicemente andando avanti, no? Adesso c'è un esempio, no? Andiamo avanti, adesso scendo giù. Ecco, qual era lo speed ghosting? Quel piccolo bustino che avete ricevuto, no? Allora, in GTR Nitro Fueled è stato decisamente modificato, perché nel vecchio CTR lo speed ghosting veniva usato per raggiungere vette elevatissime di velocità, anche più del normale, cioè era quasi definibile un glitch, anche se non lo era, perché è comunque una meccanica del gioco. Qui invece è stato proprio, non dico nerfato, perché non è una cosa nerfata, secondo me loro hanno proprio programmato il gioco in questo modo, anche perché non è che avevano il codice sorgente, hanno fatto comunque tutto da capo. E hanno reso lo speed ghosting quasi inutile. Cioè, la velocità che raggiunge è talmente minuscola che è quasi inutile. Però può servire in alcuni, diciamo, modi. In che modo? Allora, qua c'è una famosissima scorciatoia buggata, dove bisogna saltare prima qua. Allora, non so se avete notato, ho avuto una piccola velocità anormale, perché io, stando in mezzo all'erba, non dovrei raggiungere velocità elevate, deve essere tipo così, tipo lentissimo. E invece, se io adesso salto, no? Prima prendiamo un po' di boost. Poi salto prima qua, poi salto qua. Ecco, avete visto quel piccolo boostino? Non era dato dal mio boost della drapata, ma semplicemente dallo speed ghosting, che era un pochino buggato, diciamo così. Perché questo gioco non si può attuare in modo consistente o utile alla causa. L'unica pista che si può usare è questo, bene o male, cioè questa qua. Ora passiamo invece all'airbreaking. Allora, siamo di nuovo sul Laboratory Engine perché questa è la pista che secondo me rispecchia meglio l'utilizzo dell'airbreaking. Ora, vi farò vedere una parte precisa della pista dove l'airbreaking secondo me è importantissimo, perché se non riuscite a fare l'airbreaking in quella parte di mappa, diciamo che vi risulterà molto difficile perdere meno tempo possibile, ok? Allora, eccoci qua. Questa è la famosa salita a chiocciola, non so come definirla, ci sono tre angoli a gomito. Il gioco vorrebbe che voi dovete derapare attraverso questa salita, no? E cosa succederebbe se facciamo così? Adesso lo mostro. Prendiamo una curva molto larga. È assolutamente sconsigliato da fare perché, cioè, hai fatto una curva troppo larga, appunto, e hai perso un sacco di tempo.
Stessa cosa qui, a questa curva, no? Io ho fatto una curva molto larga. Certo, se una persona non conosce il tracciato, ora mi direbbe no, perché, cioè, sei andato sul turbopad, qual è il problema? Ah no, invece adesso ti faccio vedere. Passiamo al secondo giro. Allora, ho dovuto riavviare perché mi si era bloccata la PlayStation, non so, ogni tanto capita. Comunque, avevo salvato il video di prima, meno male. Dicevo, ecco come succede, cosa succede se invece si fa l'air braking su questa curva in modo ottimale, ok? Sperando che non faccia errori, non dovrei. Ecco, avete notato? E ora guardate qua. Conoscenza del tracciato. Voi forse non sapete che quel turbopad è tangibile. Cioè, non è che se voi ci andate sopra, tipo AQ vi riporta, o UKUK dipende, vi riporta su. No, no, no. Quella è una parte di tracciato che voi potete ancora toccare. Certo, non fa alcuna differenza se usate quello o il turbopad che stava sopra. Però, se voi fate l'air braking per tagliare l'angolo, è ovvio che non potete andare sul turbopad che sta più in alto. Dovete andare su quello che sta più in basso. Che non solo vi darà la stessa velocità di quel turbopad, che anche quello è un super turbopad, ma vi permetterà di guadagnare più tempo. Ok? L'air braking è importantissimo. Specialmente in piste dove gli angoli sono così, diciamo, a gomito. Guardate, ancora l'uso del braking in modo giusto, anche qua. Ho tagliato la curva. Qua si può ancora usare, credo, sì. Si può fare così. Certo, non è molto utile perché si può anche derapare. Guadagnereste un pochino di riserve, però. E si fa così, tutto il tracciato. Si tiene la traiettoria. Ecco, questa è una situazione di cornering, adesso state guardando. Cosa vuol dire cornering? Di nuovo, corner. Taglio con l'air braking, faccio un salto, vado su quest'altro super turbopad e finisco il giro così. Salto per tagliare. Qui c'è un angolo, giro, taglio. Di nuovo l'air braking e via così, fino alla fine del tracciato. Adesso lo faccio vedere tutto per correttezza. Ecco qua, vedi? Si può fare con la derapata. Guadagni un po' di riserve, non perdi tempo. Certo, sarebbe più veloce se proprio vuoi tagliare tutto, tutto, però ragazzi, noi stiamo parlando di situazioni di gara, non sto parlando di situazioni di prova a tempo. Se volete fare prova a tempo, quello è un altro paio di maniche. Dovete imparare voi le traiettorie, quelle più ottimali per voi, eccetera, eccetera, insomma. Anche lì si può sfruttare il bordo per fare un piccolo saltino. E via! E non niente, ho fatto un giro di 2.13, che non è male. Cioè, il mio tempo migliore è 2.12 e 16, che non è proprio sto granché, perché il record mondiale è di 2, no, 2.09, sì, 2.09. Comunque è un ottimo tempo, cioè sulla leaderboard sono so tempi decenti questi ragazzi. Quindi imparate prima ad usare bene l'air braking in angoli stretti e a gomito soprattutto. Una volta che avete imparato come si effettua, passate, diciamo, ad imparare come sfruttare al meglio le derapate e il blue fire. Però vedremo meglio nella guida per esperti. Vi spiegherò meglio passo passo come fare bene tutto quello che avete visto adesso. Ok, era solo una cosa esplicativa, più per farvi vedere effettivamente come applicare bene il braking. Comunque, detto questo, è tutto. E spero che il video ti sia piaciuto, spero che non sia stato pesante. Io ripeto, non sono bravo a fare questi video, più che altro perché non li ho mai fatti, cioè è la prima volta, mi ci devo abituare. Mi raccomando, lascia un like, condividi, commenta se non l'hai mai fatto ancora, iscriviti al mio canale, attiva la campanella per ricevere tutti i feed e noi ovviamente ci vediamo alla prossima guida. Ciao ragazzi!